E rieccoci qua a un altro episodio di God Hand. L'ultima volta abbiamo finito il quadro 2, oggi iniziamo il quadro 3. Andiamo al negozio a comprare un po' di robette nuove. E se tutto va bene in 3 episodi, potremmo fare 3 episodi per quadro circa, per tutto il gioco. Allora, oltre al negozio abbiamo sbloccato un'altra roba nuova di qua, che è la gara del Chihuahua. Però non la faccio vedere adesso perché c'è già tanto da fare oggi. Nel terzo episodio di questo quadro la farò vedere, perché quell'episodio avrà molto meno contenuto, quindi possiamo infilarcelo lì. Tecniche nuove: abbiamo gancio sinistro 2, vabbè, ceffone, che è praticamente schiaffo ma migliore. Questo è dritto lungo 2, che è utilizzabile, sì, ecco. Gancio destro 2. Poi vediamo cosa c'è. Questo che è fortissimo, che lo prendiamo, zap supersonico 1. Sono 15 danni in tutto e aiuta a stortire i nemici, di via. Questo è nuovo, è un launcher. Ha degli utilizzi, sì, però preferisco altre mosse. Questo c'era già, questa c'era già. Questo è buono. È un'animazione un po' lunghetta, però ha una hitbox abbastanza grande, quindi può essere utile. Poi sono 30 danni. Questo l'abbiamo già visto. Incrociato alto è nuovo. Non l'ho visto tanto utilizzato questo qui, però c'è. Questo è un rompidifesa, ma si può usare, ma preferisco un altro rompidifesa che c'è qua sotto. Che non è questo, che è nuovo, che vabbè, sì. Esiste, ecco. Questo è molto meglio, anche se è vero che questo dov'è? Questo fa 18 danni e questo 5, ma questo è molto più rapido. E questo ce lo teniamo, penso, per due quadri, finché non prendiamo quello del quadro 5, che è, secondo me, il migliore rompidifesa. Anche se questo... cioè, ti puoi fare tutto il gioco con questo qui. Nessun problema. Allora, io andrei ad aggiungere il quinto slot oggi, anche se, come ho già detto, non è il massimo perché diminuisce i DPS. Io farei jab sinistro 2, dritto. Anzi, questo inizia con la destra. Fa destra e sinistra, ok, perfetto. Questo ci mettiamo jab supersonico. In teoria anche così potrebbe andare bene, però noi ci mettiamo lo stesso questa qua alla fine. Quant'è che toglie pugno ubriaco? 9. Quindi in teoria se metto pugno ubriaco qua faccio un danno in più, però è un colpo in meno. Fammi vedere com'è così, tanto per curiosità. Non mi piace. Non mi piace. Meglio rotolante. C'è anche questo volendo. Vediamo com'è così. Già meglio, già meglio. Però preferisco la rotolante. No, dov'è? Pugni. Questo, fammi vedere. Sì, vabbè, più o meno ci siamo, dai. Poi roulette. Allora, abbiamo rianimazione zen. Questa usa due sfere e recupera il 30% di vita. È essenzialmente un'arancia per due sfere. C'è chi non piace questa mossa. A me mi piace perché se trovi un sacco di sfere e niente vita, almeno ne tramuti due in un'arancia. E quindi può essere utile in quel caso. Io lo prendo. Io prenderò tutto da qua, penso. A fetta testa è praticamente onda d'urto, ma meglio. Pugno la fermo è la mia preferita. Prendiamola. Perché se so bene che mossa è questa, e ho anche chiesto a mia mamma, gliel'ho fatta vedere, perché mia mamma è una fan di Bruce Lee, e questa dovrebbe essere una mossa di Bruce Lee. E lei mi ha detto che sembra una mossa di Bruce Lee, quindi mi fido. Ecco, calcio tifone, la prendiamo. E sì, li impostiamo, perché adesso che ne abbiamo più di 12, no 10, bisogna cambiarne alcune. Tiro divino fa schifo, ci mettiamo pugno da fermo. Pedata divina, non mi piace neanche questa, e ci buttiamo fetta testa. Quindi, siccome fetta testa è praticamente onda d'urto, ma meglio per quello che fa, questa la possiamo togliere, ci buttiamo questa, che non fa mai male. Calcio tifone lo mettiamo al posto di la bomba, dai. La usiamo veramente poco. E vediamo se riesco a tirare uno di queste prima o poi.
Non so neanche questa quando la userò. Questa prima o poi la uso di sicuro. E vabbè, poi vediamo, dipende cosa succede, quante sfere troviamo, eccetera, eccetera. Potenziamenti, c'è la vita, la prendiamo quando ci servirà. Più TP, assolutamente, e prendiamo anche questo, ma sì, tanto. Non so se userò mai il sesto attacco, ma vabbè. Abbiamo i soldi, ce la prendiamo. Basta, qua ho finito, giusto? Sì. Quindi. Possiamo partire con 3-1. E ci vediamo dopo la scenetta. Ow. That fat moron's no joke. Gene. What? I found this in our room. Here, look. Isn't this a demon seal? What an evil bitch. I want you to help those people. What? Don't you look at me like that. Well, you do have the god hand. All right, already, I'll go. But they know we're here now. We need to find a safer place. Aw, Gene, you're worried about me. No way. I'm gonna get her back one of these days. Ok, iniziamo il 4-3 con il Luna Park. 3-1 è anche abbastanza lunga come stage, come livello, appunto. Ci metto subito un bel livello lunghino. Però un bel po' di checkpoint, più o meno. Allora, sono corso avanti perché attiro due nemici andando avanti, però sono andato indietro per togliermi l'aggro. Così ne prendo uno alla volta, altrimenti sono difficili da separare. Ah, ho ancora il rompiguardia vecchio. Aspetta. Qua non ho cambiato niente, no, tengo questo, laterale alto. Anzi, io forse c'ho calcio alto da qualche parte. O non l'ho proprio mai comprato. Pugno, calcio. Calcio rotante, laterale alto. No, vabbè, lo compro dopo, ho finito questo livello. E invece di questo, appunto, rompi difesa. Rompi difesa 2, oh, perfetto, andiamo. Wow, ok, calmati. Vale. Ok, allora, sono praticamente iniziato questa stage senza risorse. Non ho né il God End né una sfera. Adesso pian piano recuperiamo. Qua c'è un nuovo nemico. È questa lady con... o lady signorina con il cappello. Che è molto pericolosa e non mi piace. Forse è il nemico che non mi piace meno di tutto il gioco. Non mi piace combatterli. Per fortuna sono solo in questa stage e poi basta. Ce ne sono tipo 4-5. Fanno sta mossa qua che niente, fare così non puoi fare tanto. Puoi colpirle mentre stanno tirando il cappello perché non fanno praticamente niente. Cioè, puoi andare qua e fare. Fanno veramente poco. Però appunto poi rischi che il cappello torna indietro e tu devi schivare. Non riesci a schivare entrambe le cose che fanno. Soprattutto bisogna evitare la presa di queste signorine perché è una specie di pile drive che fa malissimo. Almeno mi sono ricaricato il God End. Tra l'altro, stage 3. E fanno sto attacco qui. Quella specie di calcio rotante quando le attacchi. Ah, appunto. Stavo per. Perfetto. Ale. Subito God End. Questo è un nuovo tipo di demone che spawna da questo livello in poi, da stage 3. E sono i demoni spina. E i demoni spina hanno un moveset che è la combinazione tra lo spada e il mano. Vediamo se riesco a... Bonk, ok. Questo l'abbiamo fatto fuori tranquillamente, comunque. In genere, quelli là hanno... quasi tutti gli attacchi che ha il demone mano, tranne le palle di fuoco. Invece delle palle di fuoco hanno l'attacco, quello del demone spada, che si rotola e si lancia verso di te. Ah, non volevo colpirli entrambi. Che scatole, vabbè. Non ho voglia di farli tutti e due assieme. Potrei usare quella carta lì per saltarli. Il problema dei demoni spina è che da vicino fanno un attacco dove fanno spuntare le spine dal corpo. E l'unico modo per schivarlo è questo. Cioè devi schivarlo all'indietro per forza. Per il resto sono come molto simile al demone mano. Questo è un ciccione clown.
che essenzialmente è come il ciccione normale, ma molto più semplice perché non ha l'attacco, quello, la testata, quella veloce. Ha un altro attacco molto più simile a quello che fanno i demoni spada, ed è molto più lento. Ed è molto più facile da schivare. Questi non so come li faccio fuori, boh, ci penso, ci sono un po' di robe da tirare, vediamo. Potrei usare la cassa che c'è qua, vediamo cosa riesco a combinare. Sicuramente posso tirargli un po' di casse finché non si indeboliscono e poi farne fuori uno. Ecco, no, ho tirato anche l'altra, mi sa. Posso anche fare così. Ok, quello è andato. La signorina. Ok, perfetto. Vorrei un po' di sfere, però niente. Qui dentro c'è il cittadino, c'è quest'altro nemico base. Vale. Ah, quelle casse mi potevano servire. E vabbè. Andiamo fuori. Il cittadino va qui. E dovrebbe darmi un po' di vita. Per favore. Vita massima. Vabbè, lasciamola lì intanto. Questo qua si può rompere a volte. C'ha qualcosa dentro. Questo è un nemico che abbiamo già visto. È un Elite Zebra. E c'ha un po' di mosse a distanza, tipo anche questo salto qua, o delle lounge, tipo questa, che sembrano che devi schivare lateralmente, invece puoi schivare tutte così. E la sua combo base, che è questa, ha un colpo in più rispetto agli Elite normali che abbiamo visto fino adesso. Per il resto è molto semplice. C'ha la presa solita, ma non è difficile. Certo, se ti colpisce ti fa un sacco di danni, ma beh, neanche tanto, pensavo mi facesse di più. E questo penso che se ne va adesso. Ah, volevo fare una cosa figa, vabbè, mi importa. Questo è un checkpoint in realtà. Quindi, adesso dovevo attirare uno di quei due. Siccome non ho cose da tirare. No! Ah, mi è servito il calcio alto. Ok, tu vieni qua. Anche no. Vai un... Ok, signorina se n'è andata, perfetto. Un po' difficili da gestire. Comunque, fatta anche questa. Ok, andiamo a fare la signorina. Pam 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 pam. E penso che posso andare così. Questa è un'arma che si può usare e penso che la usiamo contro i due nemici all'uscita qui, che sono difficili da attirare uno alla volta. Perciò faccio così. Anche perché c'è questa qui con la frusta. E come già detto, le signorine con la frusta sono difficili. Non pararmi il colpo, però. Ok, perfetto. E tu che sei da solo. Fa. Purtroppo niente sfere ancora. Me ne serviranno un paio prima che finisca sta stage. Perché il prossimo livello è un boss. Ne vorrei un paio di sfere. Adesso sentite un po' di nemici che vengono pestati, perché in realtà ci sono delle trappole nella zona successiva con delle lame. E ci sono dei nemici lì dentro, e quindi un paio di nemici muoiono in automatico. Oh, una sfera! Grazie. Grazie, gioco, grazie. Grazie, grazie, grazie. Andiamo a fare qualcosa. Dai, blocca, fai... bravo. Odio quando i nemici non fanno quello che vuoi. Mi aspetto al minimo un altro demone prima della fine del livello.
E a volte spawna da quelli che muoiono da soli nel labirinto lì. Può capitare. Che fai? Ti piace già questo attacco oggi? Niente? Niente. Una sfera, grazie. Allora, qui appunto ci sono queste trappole con le lame che sì, esistono. Si puoi fare un po' di cose strane con i nemici, soprattutto se arrivano dei demoni. Li puoi attirare e stordirli con quelle trappole. Ma anche se succede, non rischierei di provarcele. Tra l'altro ci puoi caricare il Godent facendogli questa mossa addosso. Ovviamente si spaccano prima o poi, però. Allora, adesso io mi prendo questo qui e me lo porto dietro, perché c'è un'altra di quelle signorine con il cappello fra un po'. Siccome non mi sono troppo simpatiche, uso sta arma addosso. All'altro qui si potrebbe fare una cosa interessante. Devo aspettare che quella trappola torni indietro. C'è un nemico dietro questo muro. Se vado un po' più avanti lo attiro. Ma se lo attiro mentre la trappola viene verso di qua, potrebbe danneggiarlo. Aspettando che la trappola torni indietro, vediamo cosa riusciamo a combinare. Si è morto, sì. Via veloce. E qui c'è la lady. Tra l'altro c'è un bug con questo nemico qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah no, ancora. Vediamo cosa riesco a fare. No, non volevo fare questo. Vai, vieni qua. C'è un bug, ma non so se riesco a farlo vedere. Contrattacca, perfetto. 2, vai. Ok, calma. Prendi sto coso. Ok, non riesco a farlo vedere. Praticamente se questo nemico quando muore, prima che finisce l'animazione, entri qui, quando esci è ancora vivo con un PS. Quindi basta che fai un attacco e muore. Questa qui può essere complicata, ma in realtà vedete che staremo con il Godend per tre quarti della sfida. Allora, prima sono tre ondate in tutto. Prima sono due signorine e un clown. E uso il clown per ricaricarmi il Godend. E questo è l'attacco che fanno al posto della testata. Possibilmente fai le mosse che voglio. No, questa però blocca? Dai. Ok. One and two. Perfetto. Prossima ondata sono due signorine con la frusta e una con il cappello. Fammi vedere come siamo messi. Ok. Queste due le faccio fuori con il Godend. E poi l'altra da sola non è troppo difficile. Ce ne mettiamo uno. E vediamo quanto riesco a ricaricarmelo prima dell'ultima ondata, che è un nemico nuovo. Vai. Dov'è? Solo qua? Smettila di fare questa mossa! Smettila di fare questa mossa! Ok. Questo è simile allo zebra di prima, un paio di mosse diverse. Torci secondi, dai, lo usalo. Non è morto ancora.
Al limite. Ok, 30.000. Tanto il Godend me lo riprendo, perché adesso faccio Yes Man Kablam su tutte quelle trappole con le spade. Quindi non è un problema usarlo. Bene. E il mio checkpoint l'abbiamo preso. Adesso con calma ci ricostruiamo il Godend su questi cosi. Tra l'altro ho giochicchiato un po' con Cheat Engine per scoprire come funziona la barra del Godend. E da quello che mi ricordo, i pugni normali veloci ti danno... inizialmente è un sistema a punti, no? Servono 120 punti per un'attivazione del Godend. E i pugni veloci ti danno, mi pare, 0.8. Le schivate, quelle in su, ti danno 0.75. I calci, i contrattacchi ti danno 2 o 3 punti. Le taunt, quindi queste, ti danno 6. E questa mossa ti dà 19. Giusto per avere un'idea di quanto più efficiente è usare... usare certe mosse anziché altre. E tra l'altro mi sono reso conto che non ho tantissima vita, quindi vado a riprendermi questa bella fragola qui. E di solito quelle trappole con le lame hanno sempre cose interessanti, o tanti soldi, o sfere, o vita. E questo respawna perché sono entrati nella sfida della fatina, quindi tutte queste cose possiamo trovare già nel livello, ritornano. Non serve che lo rompo. Vai, vai, vai. Questo non so se usa. Sì, lo uso tanto. Lo uso contro questo. 1, 2, 3, 4, 5. E tira. Prende un nemico gratis, ecco. E con questo mi faccio un altro nemico gratis. Me ne mancano 3 nemici per finire il livello. Eccoli qua. Signorina. E se lo fa ogni volta, in teoria questa viene qui e fa così. Schivata i... sì, schivata. Con il calcio basso facciamo quello. E poi c'è... ah, mi ha colpito. Siamo colpiti entrambi. Vabbè, lui è facile. Mi tengo il Godend. Se per caso viene fuori un demone dall'ultimo nemico, che non è lui ma è un altro zebra. Eccolo qua. Facciamolo più safe che possiamo. Ah, no suplex però. E vabbè. Calma, ehi. Non ho premuto triangolo in tempo. Calma, calma. Ok. Cerchiamo di fare le robe fatte bene. Vai, fallo. Ok. Non voglio perdere vita proprio adesso. Guarda se non è un demone. No. Solo un demone. Ok, quindi questi adesso, siccome ho il Godend carico, posso tranquillamente pestarli. E speriamo che mi danno vita. Dai, forza, su, fermati. Ale, banane. Quindi andiamo dal boss con tutta la vita, il Godend, peccato. Niente sfere, a meno che... c'è solo una sfera, ma vorrei averne almeno due. C'è una cassa qui che o è tornata o boh, non l'ho mai rotta forse. No soldi, sono pieno di soldi. Che culo. Qui ce n'è ancora una che rompiamo. Metti che me ne dà un'altra sfera. Non la buttiamo via.
Aspetta, ok. Non facciamoci danneggiare adesso. Mille soldi, per forza. Fatto tutto? Sì, mi sembra di sì. Questo l'ho rotto. Sì. Beh dai, due sfere, proprio quello che mi serviva, ottimo. Salviamo come al solito. E possiamo concludere l'episodio con questa, con questo livello qui, che è un boss. Facciamolo e concludiamo l'episodio. Wait, you're not a human, are you? Ok, il boss gorilla. Tra l'altro, una delle musichette migliori del gioco. Godend ha un sacco di belle musichette da, nella colonna sonora. E stavo cercando una mossa, che è questa qui. Mi cambio una mossa. E il nostro gorilla è molto suscettibile a questa mossa qui, come vedremo. Tra l'altro ha un paio di prese che non so se riesco a far vedere, perché fanno, una non fa tanto male, l'altra invece mi toglie tipo mezza vita. E in caso le faccio vedere in post. Questo lo posso prendere. In morte questo tizio è abbastanza forte. Uno e due. Dai! Iniziamo subito con la presa che fa più male di tutte. Vabbè, vai. Gorilla suplex. Ok, aspetta, vediamo che fa. Ok, così volevo farli. Tipo due o tre volte. E poi glielo tiro. Tanto questo è uno dei pochi boss, anzi forse è l'unico boss che si può curare. E adesso vedremo anche perché. Meno lo porto circa metà vita, vedremo. Ora! Perfetto! Vale. Penso che adesso farà una certa mossa, vediamo. Sì. Quando fa questa cosa, chiama un midget con delle banane e lui vuole andarsene a prendere per curarsi. Un modo per distrarlo è tirargli rompipalle che stordisce i nemici per un sacco di tempo. Questo tizio ha una vita. Attenzione, perché quel midget può a sua volta droppare delle banane. Ne sta evocando già un altro. Riesco a farglielo? Si teletrasporta vicino? Non mi sare, no, Jin! Adesso mi devo a combatterlo. No, dai, che ho schivato all'indietro. Ale, via. Non bloccare, stronzo. Ok. No, no. 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 Ci rimango secco. Ma una volta che riesci a bloccare... E ovviamente pure il telefono mi suona. Aspettate un attimo. Ok. Non fare il calcio. Non farlo. Ok. No. 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 Uno di vita. Ok, bisogna usare questa sfera. Dov'è catena? Oh. Se no, ci rimango. Questo dovrebbe darmi il God End. Perfetto, ok, ho vinto. Peccato aver usato tutte le sfere, però. Vabbè, l'altra presa la faccio vedere in post. Ok. Vabbè, mi dovrò prendere l'upgrade della vita. Ma cosa, diavolo? Qui dietro c'è una cerniera. In realtà questo gorilla ha una cerniera dietro la schiena, ma... Come ha detto Scribe nel suo Let's Play tempo fa, il mio headcanon e il suo headcanon è che quello è un gorilla con un costume da gorilla.
Ok, dammi un po' di vita. Sono praticamente morto. Ok. Che fatica. A volte vanno sti boss, a volte riesci a farli tranquillamente, a volte no. Comunque, direi che per oggi basta così e prossima volta su God End andiamo avanti con col quadro 3. Ci vediamo alla prossima.